Buonasera a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale. Ragazzi, stasera male, male, male. Non so veramente cosa è successo questa sera, una squadra moscia, una squadra senza voglia, senza garra, senza grinta. Non riesco veramente a capire, dopo le ultime quattro prove positive, come mai Pioli non riesce a mantenere sul pezzo i ragazzi mentalmente. Caro Pioli, dove cazzo è la garra? Dove cazzo è la garra? Stasera veramente una mosceria da parte tua. Pensavo che cambiavi qualcosa prima, invece come sempre i cambi sono sempre i soliti, sono sempre più o meno gli stessi minuti, sono sempre abbastanza scontati. Questo non va bene, questo non va bene. Pioli, qua c'è da prendere in mano la situazione, non si può mettere a rischio il quarto posto. Assolutamente, avevamo iniziato a galoppare in una certa maniera. Stasera Sprazzi, purtroppo, ahimè, ho rivisto il Milan delle gare brutte, delle gare dove eravamo senza né capo né coda, come stasera. Non ho visto la voglia di andarla a vincere, non ho visto la voglia di andarla a prendere, non ho visto quel centrocampo dominante, scattante, sempre prima sulla palla. È mancato tutto ciò. Un Tomori che ha fatto un regalo grande come una casa, un fallo che io ritengo da terza categoria. Non si può fare un fallo così in area di rigore, un fallo veramente incredibile, non si può accettare un fallo del genere. Tomori veramente quest'anno, capisco gli infortuni, capisco tante situazioni, però non sei sul pezzo come eri gli altri anni e questo non va bene. Comunque ragazzi, questa è la sintesi, volevo dare i voti sono Magic Magnan 7. Comunque ha preso grandissime palle, ha fatto dei buoni interventi, come sempre, presente, onnipotente, forte, costante, il nostro Magic, veramente un grande ritorno. Purtroppo non è bastato neanche questo stasera, perché non si vince da soli. Un Chav, voto 6, ha fatto il suo lavoro, anche lui ha avuto un po' di difficoltà, ha retto abbastanza bene, il 6 è meritato. Kalulu si prende un bel 6,5, mi è piaciuto Kalulu, ha dato l'anima, come sempre corre, cerca anche di andare a offendere con le sue azioni, con le sue partenze, cerca di fare tutto questo ragazzo, di più non può fare. Tomori 5, un brutto errore, un errore che non mi aspettavo, non da lui, non da Milan, non da Serie A, non si può veramente entrare in quella maniera. Un rigore proprio regalato, perché quello è un rigore regalato, non voglio dire cercato, ma regalato sicuramente. Teo Hernandez 6,5, a tratti anche lui a sprazzi, l'ho visto in molta difficoltà anche stasera, è l'unico che mette l'anima, è l'unico che cerca sempre di andare lì a portare la squadra a offendere, a cercare di dare la superiorità numerica, arriva anche da lui infatti il gol del 2-1, un gol che non serve a niente, però meglio che niente, un bel gol, un bel tiro sotto l'incrocio, una bella rete, bravo Teo, anche se non serve. Benassel 5,5, non voglio fargli una colpa, sicuramente arriva da un infortunio, stasera per lui era più cercare la condizione, e questo ha influito, magari con un Krunic non avrebbe giocato, non lo so, però non riesco a capire perché Vranx e Pobega non vengono mai presi in considerazione. Scusate, questa è una cosa che non riesco assolutamente a concepire. Tonali 5,5, non mi è piaciuto neanche Tonali, moscio, lento, stanco, anche lui. Torniamo al discorso che facevo a dicembre, non abbiamo sostituti, devono giocare sempre Tonali Benassero, Krunic e Tonali, o Tonali Krunic, comunque quello è il giro, Pobega non gli dà fiducia, Vranx non gli dà fiducia, non riesco a capire il motivo. CDK non mi è piaciuto, il solito pauroso, il solito che prende la palla, la scarica subito dietro, non punta mai l'avversario, non cerca mai un cazzo di dribbling, sempre con sta palla indietro, gioca facile, giocare così è facile, sei il 10, punta ogni tanto, cerca di saltare l'uomo, prenditi una punizione, no, lui fa la giocata sempre facile, palla gli arriva, la dà Benassera, la dà Tonali, la dà all'esterno, si libera del pallone, va bene così. Rebic 5,5, anche Rebic arrivava da un infortunio, non mi è piaciuto, non è stato sul pezzo, mi dispiace questo, mi aspettavo di più da parte sua, lo dissi anche alla vigilia, però purtroppo non è stato così.
Giroud 6, perché comunque lotta, fa sportellate, cerca sempre di dare il massimo. Palloni giocabili anche oggi non gliene sono arrivati, non riesco a capire. A Oliviero non diamo mai palloni giocabili e quindi poi si arriva ad avere delle difficoltà. Se le Smackers gli do il suo 6, Bakayoko gli do il suo 6, non riesco a capire però perché entra Bakayoko e non entra Pubega o Vranz. Io penso che Pioli sta un po' sbarellando. Pioli sta iniziando a sbarellare di nuovo. Sembrava che aveva cercato una quadra, ora iniziano a sballare, non so perché mette Bakayoko, non so perché insiste con lui. Origi 5, Origi non mi piace, Origi non va bene, tanta corsa, tanto casino, tanta confusione, ma alla fine tutto fumo e niente arrosto. Ibrahimovic 6, 41 anni, entra dall'anima, però anche lui non potete pensare che a 41 anni fa i miracoli. Questo è evidente che oltre tolto Giroud, scusate, non abbiamo una cazzo di punta come si deve, perché Ibra ha 41 anni e non gli si può dare una colpa, arriva dopo quasi un anno che è fermo, Origi, inguardabile, un bidone. Non riesco veramente a capire come mai, non riesco veramente a capire come mai questa situazione, questa mosceria, io non l'accetto, io non l'accetto. Pioli, devi cambiare regime, devi cambiare assolutamente registro, devi cercare di dare la garra, ma darla in continuo, nel lungo, non darla adesso, quattro gare e poi di nuovo cadiamo. Bisogna avere continuità. La Lazio vince, l'Inter è a pari punti, una gara in meno, la Roma è a 3 punti, è a un punto, quant'è anche la Roma, è una gara in meno, l'Atalanta fortunatamente ha pareggiato. Ragazzi, di sto passo veramente si fa fatica anche ad arrivare tra le prime quattro. Quindi vediamo di ingranare, vediamo di svegliarci. Parlo a livello di tutti i calciatori, ovvio, e anche Pioli, perché lui il dirigente in campo e lui l'allenatore in campo è lui quello che deve tirare fuori i coglioni e la garra dai calciatori. Milan, così non andiamo d'accordo. Ragazzi, vediamo adesso quello che succederà mercoledì. Mi auguro di vedere un altro atteggiamento perché sennò sarà molto molto complicato. Non cambio le mie idee su Pioli, possiamo vincere anche 4-0 a Londra col Tottenham. Io non cambio le mie idee su Pioli. Ringrazio Pioli, gli voglio bene, è un bravo allenatore, però secondo me alza l'asticella fino a una certa, oltre non va. Mi dispiace ragazzi, questo è il mio pensiero. Mi sono voluto sfogare stasera non solo dando le pagelle, ma anche dicendovi due miei pensieri. E chi mi segue lo sa, sono cose che dico da tempo, sono cose che dico da mesi, però nessuno sembra che mi calcola. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio da Jerry e sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ciao a tutti.